rapinatori pendolari a Reggio Emilia, preso a caselli autostradali. E sono stati arrestati ai caselli autostradali poche ore dopo la rapina messa a segno in una banca di Reggio Emilia. In carcere tre giulianesi esperti in rapine in banca. Sono stati bloccati ai caselli dell'autostrada prima che potessero iniziare la loro fuga verso Giugliano, da dove erano partiti per rapinare una banca, la Credem di Reggio Emilia. Giovanni Ricci, 36 anni, Salvatore Cacciapuoti, di 23, Luigi Ciccarelli, di 37 anni, tutti esperti rapinatori giulianesi, sono ora rinchiusi nel carcere della città dove si erano recati in trasferta per portare a termine il piano criminale. Il colpo questa mattina, i tre giulianesi prima rubano una Fiat Punto a Montecchio Emilia, poi scelgono l'istituto di credito da assaltare. Due della banda irrompono in banca con un coltello. Uno dei due complici tiene l'arma puntata contro i testimoni, l'altro raccoglie il contante, 4.000 euro circa. Due clienti e due dipendenti sembrano infastidire l'operazione dei rapinatori, così quello armato li rinchiude in un locale dal quale saranno poi liberati solo dopo la fuga. In pochi minuti i due giulianesi hanno guadagnato l'uscita e montano in auto, dove ad attenderli c'è il terzo complice, assieme al quale partono alla volta dell'autostrada. Intanto però i carabinieri sono già intervenuti a raccogliere testimonianze, ad acquisire le immagini registrate dalle telecamere. Uno dei testimoni ha riconosciuto l'accento campano dei rapinatori, per questo i carabinieri del comando provinciale di Reggio Emilia blindano subito le vie di fuga dalla città. Un'intuizione che trova riscontro. Le foto segnaletiche dei tre pregiudicati, assieme ai dati della Punto, il cui furto era stato tempestivamente denunciato, hanno permesso agli investigatori di arrestare in tempi record i tre rapinatori prima che potessero dileguarsi e far rientro a Giugliano.